Nel 2002, inizialmente con una telefonata a tutte le IPAB, le IPAB sono degli enti autonomi che hanno un proprio statuto autonomo ma che sono sotto il controllo della regione, siamo stati cercati dall'assessore regionale agli enti locali del tempo, che era l'onorevole D'Aquino, per fare sì che si mettesse a disposizione un locale, ove ve ne fosse la disponibilità, per ospitare l'ufficio di collocamento. Allora si chiamava ufficio per la massima occupazione e così via, ora non ricordo esattamente la dicitura. Noi, fra tutti quelli convocati, fummo quelli che, ahimè, abbiamo dato la disponibilità ad ospitare i detti locali. Si fecero una serie di conferenze di servizi, e si perse il primo annetto, dico io. Dopodiché i comuni del comprensorio, perché il ragionamento lo si deve calare all'interno di una realtà che non è quella del comune di Acireale, ma è quella di 8 o 9 comuni, fra questi Acireale, che è il comune capofila perché una legge ha statuito che lo fosse, non perché qualcuno si è inventato una mattina questo. Dopo una serie di conferenze e servizi è stato dato mandato di fare un progetto su questi locali. Ciò è stato fatto. E alla prima riunione con il progetto pronto, l'incarico l'abbiamo dato noi, tanto per essere chiari, i primi problemi sono nati con i responsabili, i referenti dell'ufficio collocamento. Sicurezza, non sicurezza. Rito Greco ci spiega che gli anni persi dietro la localizzazione della sede hanno una sorta di cappa burocratica addosso. Diversi progetti di adeguamento dell'IPAB si sono succeduti nel tempo, progetti più o meno simili che non hanno mai trovato alla fine una piena realizzazione. Greco ci fa un esempio dell'inghippo burocratico. Con un progetto approvato definitivo, cioè in linea tecnica e in linea amministrativa, pronto per andare in gara, il dottore Palermo, responsabile dell'ufficio collocamento del tempo, mi chiamò telefonicamente con la scusa di venire a fare una visita ai locali. E io ho detto, mi pare ovvio, non ci sono problemi, lei può venire quando vuole. Concordammo un appuntamento. Ho sentito il dovere di chiamare il sindaco e l'assessore del tempo, che era l'avvocato Filetti, i quali sono venuti a questa riunione con i tecnici del comune. Il dottore Palermo ha pensato bene di portarsi dietro un architetto che lui ha presentato come responsabile di Sviluppo Italia, se io ora non ricordo male, vado a memoria, per verificare la compatibilità di questo progetto e quindi di questi locali con quella che era ormai il modo di presentare i centri per l'impiego, perché era cambiata un poco la tipologia del lavoro che gli uffici di collocamento svolgevano prima, e quindi adeguarli a quello che era il modello, voglio dire, in tutta la Sicilia. Io mi sono sentito preso dalle bombe, perché era l'ennesimo cambiamento davanti al fatto compiuto, cioè progetto approvato in linea tecnica, in linea amministrativa, pronto per andare in gara. No, lo dobbiamo rimettere in discussione perché io lo voglio riadeguato. Il sindaco qua fuori, per amore di verità, voglio dire, disse, dottore Palermo, se noi intraprendiamo questo percorso, guardi che passa un altro anno se tutto va bene. No, ma sa, guardi, niente, io il progetto lo faccio fare all'architetto di Sviluppo Italia. Vi mando online il progetto rivisto e conseguentemente voi lo modificate. Il progetto a noi arrivò a settembre, se io non ricordo male. Abbiamo preteso, dico, a quel punto era legittimo, una conferenza dei servizi dove si statuisse le modifiche da fare in via definitiva, e soprattutto si capisse quale percorso si doveva fare. Quando il progetto era pronto, eravamo tutto pronto, l'ufficio di collocamento, con il dottore Piazza a capo dell'ufficio, disse di non avere, prima il dottore Palermo per la verità, di non avere la professionalità per esprimersi sui contenuti progettuali. Cioè, mentre prima tu mi porti, voglio dire, un architetto per modificare il progetto, si fa un verbale all'ufficio tecnico di Acireale, tra l'ingegnere Di Stefano, il tecnico nostro, l'ingegnere Valastro, e un tecnico che loro hanno mandato, nel momento in cui, voglio dire, poi il progetto viene tradotto e il verbale viene tradotto nel progetto, non ci sono più le professionalità. Allora non si capisce a quale titolo tu hai partecipato. Una storia abbastanza confusa questa del Centro per l'Impiego, che leggendo i titoli dei giornali di questi anni, infarciti di proclami, appare quasi divertente. 2002.
Acireale, entro fine anno, riaprirà l'ufficio di collocamento. 2004, uffici Shiga, soluzione in vista. 2005, l'ufficio di collocamento riapre al collegio Pennisi. Marzo 2006, il nuovo ufficio di collocamento, la struttura aprirà a breve in via Madden. Giugno 2006, i locali della Fondazione Pennisi Alessi diventano sede del centro impiego. Gennaio 2007, centro per l'impiego, cominciati i lavori. Maggio 2007, nuovi locali Shiga, primi interventi. Novembre 2007, Shiga, nuovi uffici a gennaio. Gennaio 2009, il ritorno dello Shiga ora non è lontano. Marzo 2009, il centro per l'impiego aprirà prima dell'estate. Gennaio 2010, il probabile ritorno a casa del centro per l'impiego. Infine, gennaio 2011, l'opposizione si straccia le vesti dopo la perdita dell'ufficio Shiga. Già, perché dopo tutti questi anni di ubicazione ad Aci Sant'Antonio, è venuto fuori dalla regione un decreto di trasferimento del centro nel comune sant'antonese. Se noi dobbiamo dare risposte alla gente per un locale, per andare ad allocare gli uffici, e ci vogliono 8 anni, io dico bello chiaro, ma che ci stiamo a fare? Ma che ci stiamo a fare? Pippo Cutuli, sindaco di Aci Sant'Antonio, sottolinea quanto sia stato dannoso per l'utenza il tempo perduto e, rivendicando l'abilità mostrata nell'aver fornito in breve una sede, in merito alle voci di un probabile congelamento del decreto regionale dopo una precipitosa visita a Palermo del sindaco Acese Garozzo, spiega. È stato solamente, ha mancato di un passaggio che doveva andare in commissione, ed erroneamente gli uffici, a volte proprio la superficialità degli uffici, non l'ha mandato in commissione, quindi non perfezionandosi quel passaggio il decreto naturalmente non poteva essere pubblicato sulla Gazzetta. Insomma, in breve tempo Cutuli ha trovato dei locali, questi, cioè gli uffici ubicati su un supermercato e un paio di negozi, che paiono avere tutti i requisiti per chiudere la faccenda. Ho avuto la capacità, l'intelligenza, la fortuna di trovare dei locali subito, di metterli a disposizione del centro per l'impiego, prima con il dottore Palermo, ora con il dottore Piazza, ad Esenone. Credo che tutto sommato, se vogliamo ragionare, vogliamo essere puntuali e precisi, costituiamo il baricentro di tutte le ACI, di tutti i comuni, di ACI Catena, di Valverde, di San Gregorio, di ACI Buonaccorsi, di ACI Castella, siamo al baricentro. Credo di aver individuato dei locali che sono veramente straordinari per luminosità, per comodità, per parcheggio, per ampiezza, per tutto, a differenza di un altro sito che era stato individuato ad Acireale e che 8 anni che devono ancora sistemarlo, dico 8 anni, e dico anche un'altra cosa. Da 8 anni a questa parte l'ufficio di collocamento di Acireale è allocato nei locali del comune di Aci Sant'Antonio, di via Vittorio Emanuele, che paga il comune di Aci Sant'Antonio, chiaro? Acireale non ha mai sopportato, pagato la sua retta, questo lo vedremo, chiaro? Ma di questo aspetto non se ne è accorto mai nessuno? Cioè che è da 8 anni che sono qua gli uffici di Aci Reale, non se ne è accorto nessuno che adesso è diventato uno scippo, sta diventando il problema non so cosa. Ho avuto la capacità di andare a individuare dei locali e ad offrire all'ufficio provinciale per lavoro, ho detto io ce l'ho il locale. E non è vero che ci hanno avuto impedimenti Aci Reale, io dico anche di più. Nel mese di maggio, in una conferenza di servizi che si è fatta a Catania, all'ufficio provinciale del lavoro, in presenza di tutti i sindaci e in presenza del dottore Piazza, di Amici, eccetera, eccetera, l'onorevole Basile, nonché vice sindaco del comune di Aci Reale, ebbe a dire, ed è inserita verbale, che entro il primo di settembre i locali sarebbero stati pronti ad Aci Reale e avremmo inaugurato i locali entro il primo di settembre. Io ebbi a dire che se entro settembre i locali non fossero stati pronti non avrei più aspettato. Entro il 30 settembre abbiamo prodotto, nell'incontro che c'è stato con i sindaci nella conferenza di servizio, abbiamo prodotto la delibera di impegno di spesa per fare i lavori, quindi eravamo tutto pronto. Da allora, un fatto molto strano, il dirigente dell'ufficio del lavoro di Catania non ha più convocato le parti, cioè i sindaci interessati, e ha rinviato sempre l'incontro della conferenza di servizi che si era tenuta a metà ottobre. Io non c'ero, ero fuori dove c'è stato il sindaco, ma comunque noi abbiamo sollecitato per iscritto, ultimamente abbiamo scritto i primi anche di dicembre all'assessorato,
dicendo che noi eravamo pronti e volevamo dare ad avere il via per questo lavoro. Cioè, per quanto mi riguarda, io credo che in questi 8 mesi che sono stato investito del problema, perché da un anno che sono qua, avevamo definito tutto, pur con le difficoltà che ogni volta venivano avanzate dall'ufficio di Catania.